Mi immagino che quando tu dici io sono una futurologa, cioè le persone fanno come quando dici io parlo il cinese, di qualcosa in cinese, che devo dire, no? Come quando dici parlo una lingua, ecco, quindi fammi una previsione sul futuro. Giulio Gaudiano! Sono Cristina Pozzi e io amo definirmi una future maker, che detto così voi direte chissà cosa vuol dire, e spieghiamolo. Mi occupo di studi di futuro e di nuove tecnologie, quindi mi occupo non di stare con la palla di vetro a cercare di prevedere cosa succederà nel futuro, ma bensì di studiare in modo strutturato attraverso metodi quelli che sono gli scenari futuri, i trend e anche i segnali deboli, quindi cose anche un po' più piccole ancora che stanno nascendo, che il futuro in qualche modo ci manda e che possiamo cogliere nel presente. Tutte queste cose non solo le studio, ma le porto con formazione e divulgazione nelle scuole, nelle aziende e anche al pubblico generale attraverso Impact School, che è un'organizzazione che ho cofondato con il mio socio Andrea Dusi. Quando il nostro comune amico Carlo Annese ci ha messo in contatto, mi ha detto ti faccio conoscere una futurologa. Allora ero super, super eccitato, cazzo, una futurologa. Effettivamente, ecco, la prima idea interessante che hai tirato fuori è questa differenza tra il prevedere il futuro e, da future maker, in un certo senso il farlo il futuro, cioè il mettersi nella condizione di individuare quello che sta succedendo oggi e prepararsi al futuro. Infatti volevo capire, ma secondo te perché è importante guardare al futuro? Cioè, in fondo, che differenza fa nella vita di noi oggi che c'è tanto anche quest'idea del essere presenti, il vivere il qui e ora, il proiettarci verso il futuro, che vantaggi ci può dare? Ma è importantissimo, perché in realtà pensare al futuro è una delle caratteristiche principali degli esseri umani, anzi una di quelle che ci caratterizza di più rispetto agli altri animali. Proprio il fatto che noi siamo in grado di pensare al futuro ci permette di progettare cose come ad esempio l'agricoltura. Non avrebbe senso inventare l'agricoltura se non fossimo in grado di investire su qualcosa che succederà poi. E questo significa anche che il nostro cervello di fatto prende decisioni e lavora sulla base di proiezioni che noi facciamo rispetto a come sarà il futuro. Quindi allenare in generale questo muscolo, chiamiamolo così, è importantissimo per prendere decisioni migliori. Cosa succede? Che a seconda del periodo storico può capitare che ci sia una maggior propensione a pensare al futuro anche nel lungo termine, quindi a riuscire a comprendere cosa succederà fra 20, 30, 40 anni, oppure una minore propensione. Diciamo che oggi viviamo in un mondo, in una civiltà che purtroppo è affetta un po' da quello che possiamo chiamare un breve termismo, quindi in qualche modo una miopia che non ci permette di guardare molto oltre, e quindi fa sì che anche a livello collettivo sia più difficile prendere decisioni più ragionate, più consapevoli, anche su grandi questioni globali come il cambiamento climatico, come una possibile pandemia, che comunque era qualcosa che in realtà sapevamo che sarebbe potuto succedere e che avremmo potuto progettare diversamente in termini di reazioni, ad esempio. Quindi è importantissimo, perché ci permette di fatto di vivere meglio il presente grazie a decisioni migliori. Quindi non significa dimenticarsi del presente e del passato, anzi, ma di vivere meglio il tempo in un modo continuo, senza dimenticarci che c'è anche l'aspetto del futuro, che è importantissimo per fare meglio oggi. Non pensi che l'attenzione e la preoccupazione nei confronti di ciò che può avvenire domani possa in qualche modo paralizzare o influenzare eccessivamente l'azione dell'oggi? A volte
Ecco, io mi ricordo quando ero bambino, stavo alle elementari e mi parlavano di quando sarei andata alla scuola media, sembrava che questa scuola media fosse un posto difficilissimo. E io dico, oddio, questa scuola media mi preoccupa. Quando sono arrivata alla scuola media avevo naturalmente, diciamo, i numeri dal punto di vista cognitivo e emotivo di affrontare questo problema enorme. E ora lo vedo nelle mie figlie questa stessa cosa. In ogni contesto nel quale ci troviamo abbiamo degli strumenti. Non pensi che pensare al futuro, vedere il futuro in anticipo, possa a volte frenarci, influenzarci, a volte anche autorealizzando, cioè creando le situazioni che autorealizzano una profezia futura, utilizzo questo termine in senso ampio, influenzando eccessivamente l'oggi o paralizzandoci? Ma hai detto bene che c'è questo legame fortissimo, proprio perché prendiamo le decisioni di oggi sulla base di come immaginiamo che il futuro sarà, di fatto questo può avere un effetto o paralizzante oppure però al contrario anche abilitante rispetto al fatto di poter andare in direzioni diverse. E hai detto bene che ci può essere un tema di ansia, in effetti quel problema di breve termismo che citavo prima è comunque iscritto nel modo in cui il nostro cervello funziona, è uno dei famosi bias cognitivi, quei modi di funzionare che ha il nostro cervello, quindi delle vere e proprie scorciatoie che ci permettono da un lato di risparmiare energia quando ci troviamo di fronte a situazioni che in qualche modo abbiamo già vissuto in modo simile, quindi possiamo cogliere dalle lezioni prima senza rifare tutto il ragionamento, e dall'altro ci in qualche modo protegge rispetto a un'ansia eccessiva magari per problemi grandi come ad esempio il cambiamento climatico. Però questa protezione a volte può essere anche di troppo, quindi bisogna trovare anche una giusta via di mezzo. Ad esempio quando si tratta di grandi problemi che affliggeranno l'umanità nel futuro, avere troppa protezione fa sì che tendiamo a non pensarci, a rimandare e di fatto a non affrontare il problema con l'urgenza che invece richiederebbe. Dall'altro lato ovviamente non possiamo vivere solo in un'ansia, diciamo, di un futuro che potrebbe accadere, però fare un esercizio costante di immaginazione di diversi futuri, e qui introduco il fatto che futuro in teoria andrebbe più che altro citato al plurale perché non esiste un solo futuro, invece questo ci crea più libertà, amplia le nostre vedute e ci permette da un lato di simulare degli scenari futuri, quando andrò alle medie chissà cosa succederà, però se lo faccio in modo creativo posso immaginare 100 o 200 diversi scenari e a quel punto mi alleno a reagire a qualunque sarà la situazione che poi mi troverò di fronte quando sarò lì, e lo faccio in maniera serena e quindi tiro via anche una buona dose di ansia in questo caso perché mi sento preparato a qualunque cosa, quindi di fatto poi diventa invece uno strumento in positivo da questo punto di vista. Essere pronti al futuro vuol dire anche essere pronti a investire nella direzione giusta perché il futuro possa riportarmi indietro quell'investimento. Pensiamo banalmente a chi ha investito nel settore delle forniture sanitarie appena si è cominciato a intuire il diffondersi della pandemia, è rientrato ampiamente nel suo investimento. E al tempo stesso, per chi ha molte idee, per chi è molto esposto all'individuazione dei trend, potrebbe essere un rischio di sovraccarico, nel senso che se tu vedi le opportunità, rischi di correre dietro a tanti conigli. Jack Ma, l'imprenditore, diceva: devi scegliere un coniglio e prenderne solo uno. Se corri dietro a tanti conigli, non ne prenderai nessuno. Tu come ti difendi e come difendi le aziende alle quali fai consulenza dal rincorrere troppi conigli, cioè dall'avere troppe scelte davanti, e come li aiuti a scegliere il coniglio giusto da rincorrere? È verissimo, è importante non disperdere le proprie energie, perché sennò non si realizza nessun progetto e si rischia veramente a quel punto sì di rimanere paralizzati di fronte alle troppe opzioni. Diciamo che in un buon processo di esplorazione del futuro c'è sempre una prima parte più creativa, più ampia, dove si cercano di appunto ampliare i propri orizzonti e quindi
arrivare ad immaginare tanti futuri alternativi possibili che si potrebbero verificare. Dopodiché c'è una fase nella quale si va a valutare questi futuri, cosa potrebbero portare con sé in termini di minacce, opportunità e quindi come potrebbero impattare la singola azienda, quindi si torna più nella parte più particolare legata al settore o alla singola azienda, e a quel punto vengono fatti degli esercizi che ci permettono di dare priorità a quelle che sono le idee magari innovative che sono uscite da un esercizio di questo tipo, così come le criticità da affrontare. E sulla base di queste priorità, a quel punto si fa un piano e una strategia strutturata. Quindi non significa ampliare e poi a quel punto trovarsi in una situazione in cui non si sa cosa scegliere. Poi ovviamente dipende anche da qual è lo scopo del progetto. A volte ci sono aziende che hanno già chiarissimo quale sarà lo scenario che andranno probabilmente ad affrontare nei prossimi anni, ma non sanno invece come arrivarci, quali sono i fattori abilitanti che possono permettere all'azienda di essere leader in quel settore così come sarà nel 2050. Allora in quel caso l'esercizio è diverso, si parte dal punto d'arrivo e si prova a fare un ragionamento all'indietro, in inglese si chiama backcasting, e quindi si prova a capire 5 anni prima del risultato dove devo essere e altri 5 anni prima e altri 5 finché non si arriva al presente e si ritrova con un piano strutturato. Quindi in quel caso è un esercizio diverso e molto focalizzato, quindi anche a seconda degli obiettivi si va in una direzione diversa. Molto interessante questo tema del backcasting, penso che possa essere anche d'aiuto per molti che si focalizzano su degli obiettivi ma poi perdono la dimensione temporale che sta tra noi oggi e l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Qual è il tuo metodo? Cioè, come si fa a studiare i trend e disegnarsi in maniera da essere pronti per il futuro? Beh, diciamo che la cosa bella di questo ambito di studi è che non c'è un metodo, ma ce ne sono tantissimi, e soprattutto è un ambito in grande fermento, per cui c'è anche una comunità internazionale molto aperta che condivide nuovi metodi, sia che arrivino dall'accademia, quindi c'è tantissima ricerca in diversi paesi come la Finlandia, gli Stati Uniti, la Norvegia e così via, sia anche da community di veri e propri designer che si applicano nel mondo del disegno appunto del futuro e dell'esplorazione del futuro. Quindi in realtà di metodi ce ne sono tantissimi, non ce n'è uno solo ed è proprio questo il bello, e di nuovo da un lato dipende da qual è l'obiettivo che si ha e dall'altro dipende anche dal contesto nel quale ci troviamo. Questo è anche un altro aspetto fondamentale. Ci sono contesti in cui regna più di altri l'incertezza e che richiedono quindi metodi più creativi che ci permettano di ampliare ancora di più le possibilità che abbiamo di fronte, perché il modo per riuscire a prevedere almeno con dei modelli cosa potrebbe accadere nel futuro richiede di essere un modo che non si basa sul passato e solo su dati quantitativi, ma che riesce ad aprirsi a nuove possibilità, e quindi servono metodi più basati sul design thinking e su ragionamenti collaborativi e più aperti. Se invece ci troviamo in un ambiente stabile, ovviamente lo studio dei trend passa molto da analisi quantitative, dallo studio del passato e quindi dalla capacità anche di replicare schemi che si vedono e si trovano nel passato per capire come, se questi si dovessero riverificare, potrebbero intervenire sul contesto attuale. Quindi il bello, quindi, diciamo, è che la prima differenziazione è nell'individuazione del contesto, cioè tu dici io sto cercando di prevedere un futuro di una cosa che ha viaggiato su dei binari e ciclicamente ripropone, o è un contesto, diciamo, nel quale ad azione corrisponde reazione, e quindi posso semmai prevedere quante azioni ci saranno nel futuro per capire quante reazioni ci saranno, oppure un contesto dove il futuro ha una totale discontinuità, una disruptiveness, una capacità di rompere completamente gli schemi.
che ho individuato precedentemente. Questo è il primo distinguo che fai per applicare la metodologia. Ecco, immaginiamo il secondo, immagino sia quello più difficile, no? Perché il primo in fondo è come un esperimento scientifico che deve essere ripetibile nelle stesse condizioni, quindi tu studi le condizioni e studi la ripetibilità delle reazioni che corrispondono alle azioni. Il secondo contesto richiede di partire completamente da zero in fondo, no? Quindi quali sono questi modelli? Tu come procedi in maniera pratica per ragionare sul futuro? Che fai? Parti dalla raccolta di informazioni oppure ti confronti con le persone che ti stanno intorno? Come funziona? Ma prima di rispondere mi prendo 20 secondi per fare una premessa sull'altro metodo, che comunque, giusto per non essere fuorvianti, anche se si applicano degli schemi già prefatti, comunque noi non riusciamo a prevedere esattamente come andrà il futuro, però ci possiamo creare dei modelli affidabili e questo ovviamente è uno strumento molto utile per poi muoversi qualora si verificano delle cose che più o meno avevamo immaginato. Quindi questo giusto per sfatare il mito che poi magari qualcuno dice bene, allora calcoliamo tutto matematicamente e troviamo la soluzione. L'unico modo per prevedere il futuro è viaggiare sulla macchina del Doc e fare il ritorno al futuro con Michael J. Fox. E comunque anche in quel caso è modificabile, quindi ci insegna anche questo. No, in questo caso hai detto bene tu sul tema della raccolta informazioni, dell'osservazione, del presente, quindi bisogna cercare di avere tante fonti varie e che escano anche dalle proprie bolle, perché insomma sappiamo che oggi tendiamo a raccogliere informazioni, opinioni, a vedere visioni di futuro che spesso arrivano molto più facilmente da persone che la pensano in modo simile a noi. Quello che è lo sforzo principale da fare in questi casi è cercare di guardare altrove, cercare community di persone che la pensano completamente diversamente da noi, cercare in vari posti del mondo, cercare insomma in questo senso di avere delle fonti che ci possano dare degli stimoli. Dopodiché non solo si raccolgono informazioni, ma bisogna essere anche in grado di in qualche modo catalogarle e distinguere queste informazioni che raccogliamo. Ci sono delle cose che diventano dei veri e propri segnali deboli molto utili come punto di partenza su cui lavorare quando si vuole immaginare e creare uno scenario futuro. I segnali deboli sono delle piccole cose che stanno accadendo oggi e che hanno una portata trasformativa molto forte e che quindi potrebbero determinare dei cambiamenti dirompenti. E quindi raccogliere da queste informazioni, riuscire a discernere quali di questi potrebbero essere dei buoni segnali deboli, è un lavoro che richiede anche un po' di familiarità con questo tema, è una gran bella dose di allenamento. Però hai detto già benissimo, quindi sei un futurista anche tu qui, ormai sai, mi sembra che tu sia preparatissimo. Futurologo. Perché serve anche il confronto, perché effettivamente uno stesso segnale debole, facciamo un esempio, un segnale debole che ho letto ultimamente è che Microsoft ha depositato un brevetto per creare e minare criptovalute, quindi emettere criptovalute sulla base di valori biometrici raccolti, o perché magari, non so, io vado a fare jogging e in qualche modo creo quindi criptovaluta, oppure perché mi vengono lette le onde cerebrali e queste onde cerebrali permettono a loro volta di creare criptovaluta. Questo cosa può significare? Che magari in un domani ci sarà un sistema per creare un reddito sulla base della mia attività fisica, quindi che mi premia se mi tengo in forma, ad esempio, oppure se penso e uso determinate aree del cervello e quindi faccio un determinato tipo di lavoro. Appunto, magari a te stanno venendo tante altre idee sulla base di questa notizia. Questa notizia è un segnale debole che può portare con sé tutta una serie di conseguenze. Se io mi confronto con altri e faccio questo lavoro in maniera collaborativa, probabilmente riuscirò a immaginare una serie di impatti che da sola sarebbero stati molto più limitati, quindi riesco a fare un lavoro più completo. E da lì posso andare a costruirmi un nuovo mondo futuro che sulla base di questi impatti porta con sé opportunità, minacce, criticità e tutto quello che vorrò andare a scandagliare rispetto a questo scenario. Mi potresti fare un esempio di qualcosa del quale tu avevi captato i segnali deboli e che già oggi è diventato presente, un futuro
che avevi in qualche modo individuato e che abbiamo sotto gli occhi? Ma potremmo citare come segnale debole del passato, sicuramente quando hanno iniziato a girare i primi video di bambini che, trovandosi di fronte a un giornale, cercavano di interagire come se fosse un tablet. Questo ormai risale a diversi anni fa, dico i primissimi perché anche oggi girano video di questo tipo, ma oggi non sono più segnali deboli, ormai non sono più recenti. Un segnale debole deve essere qualcosa che non può avere più di 2, massimo 3 anni. Quindi immaginiamo 8 anni fa, quando giravano questi primi video, questo sicuramente era un segnale debole che ci stava dicendo qualcosa. In realtà ci poteva dire tante cose. E col senno di poi lo sappiamo. Da un lato ci diceva che ci sarebbe stata una generazione, che oggi quella che chiamiamo dei nativi digitali, che sarebbe stata molto differente da quelle precedenti, proprio perché è immersa in tecnologie interattive, soprattutto anche con questa funzione touch. Oggi abbiamo addirittura interazione vocale, però insomma allora il segnale era quello, e che cresciute così avrebbero preteso dall'ambiente attorno a loro lo stesso tipo di interattività. Quindi io mi occupo di educazione e sicuramente il tema principale allora su cui farsi delle domande era: qual è il futuro dell'educazione nel momento in cui io mi trovo in classe bambini e bambine che sono cresciute in questo modo? Varrà ancora il fatto di fare una lezione frontale tradizionale, oppure dovrò trovare metodi più interattivi, non per forza che passino attraverso la tecnologia, ma che li coinvolgano di più per poter far sì che la loro attenzione sia focalizzata su quello che stiamo imparando e quindi per massimizzare il loro apprendimento. E quindi si poteva da lì prevedere, da questo segnale, si sarebbe potuto prevedere appunto questa evoluzione e questa crisi, se vogliamo, in qualche modo anche dei modelli educativi, che però è una crisi in positivo, che ci dà tantissime opportunità di ripensare quello che è il mondo dell'educazione, soprattutto però partendo dal presupposto che i nostri utenti, in questo caso chiamiamoli così, del progetto educativo, sono cresciuti in un mondo completamente differente da quello dei loro docenti, e quindi bisogna trovare una formula per coinvolgerli di più. Quindi questo, se vogliamo guardarlo in prospettiva, è un segnale che si è trasformato poi in un vero e proprio trend e che di fatto ancora oggi stiamo rincorrendo per cercare di cogliere tutte le opportunità e di risolverne le problematiche. Quindi se per esempio qualche anno fa avessi visto questo video in cui un bambino tocca il giornale o il televisore come se fosse uno schermo touch, e immagino una maggiore, per il futuro, un trend di maggiore utilizzo dell'aspetto tattile motorio per l'espressione di un lavoro cognitivo, perché queste due cose, se vogliamo, erano staccate nella scuola precedente. Cioè una cosa è esprimere, utilizzare una tecnologia come la scrittura per esprimere un'idea, una cosa è applicare un moto e utilizzare le mani, premere su dei pulsanti, muovermi per esprimere la stessa idea o essere d'accordo o meno o scegliere un'opzione tra quelle che mi sono davanti. Io come imprenditore avrei potuto creare per esempio dei banchi collegabili via Bluetooth con la LIM, dove i ragazzi possono non solo alzare la mano ma possono in maniera dinamica giocare con le proposte a livello concettuale e cognitivo da parte dell'insegnante, in modo che non ci sia l'interrogazione rispondi alla domanda, ma ci sia un proporre domande, un giocare rispondendo alle stesse domande. E per esempio avrei potuto prepararmi a questo futuro e arrivare nel momento in cui le scuole devono sostituire i banchi in massa a colpa di una pandemia a proporre il mio prodotto e quindi vederlo esplodere. Questo è il processo che sta dietro l'utilizzo del futuro per l'investimento di tipo business? Ah beh, sicuramente sì, se questo è lo scopo, assolutamente sì. E così come l'esempio che hai fatto tu è proprio calzante, perché di fatto risponde un po' anche al profilo della nuova generazione che vuole partecipare a quello che si sta facendo
costantemente, anche indirizzando magari la direzione verso cui va la lezione, perché non diventa più il professore arriva e ti spiega quello che aveva deciso, ma qualcosa che in qualche modo viene guidato anche dalla curiosità e dalle domande degli studenti. Quindi sicuramente dare soluzioni può essere il banco, ma può essere anche qualunque altra cosa che riescano a rispondere a questa esigenza, ha ovviamente un suo mercato nel momento in cui arrivano questi ragazzini nelle scuole e cominciano a chiedere una didattica differente, quindi assolutamente esempio calzantissimo. Era la pandemia di Covid-19 prevedibile attraverso segnali deboli? E se sì, quali? Ma diciamo che nel caso della pandemia ci troviamo di fronte a uno di quegli eventi che di cui diciamo il dubbio non era se potesse succedere, ma quando dovesse succedere. Possiamo fare un esempio, un terremoto o un incendio, sono eventi che sappiamo che possono succedere, non sapendo quando ci dobbiamo preparare in qualche modo a reagire nel momento in cui accadono. Quindi di fatto è un po' meno legato magari alla raccolta di un segnale in questo caso, ma si tratta soprattutto di lavorare su delle simulazioni rispetto ad eventi di questo tipo. Quindi quello che possiamo fare in questo caso è, e ne sono state fatte tante in realtà, ahimè non hanno sortito grandissimi effetti da questo punto di vista, tutta una serie di simulazioni che permettono di fatto di educare o la popolazione o i policy maker a sapere quali sono le azioni migliori da fare nel momento in cui ci si trova in questa situazione, e che è appunto quello che facciamo quando facciamo un'esercitazione antincendio, ad esempio. Questo permette anche di cogliere magari con un po' più di anticipo quelli che sono, in questo caso non sono segnali deboli, ma sono magari quei fattori abilitanti che stanno per far scatenare l'incendio. Non so, banalmente oggi abbiamo l'allarme antincendio, immaginiamoci la capacità di accorgerci che c'è qualcosa che mi sta dicendo potrebbe scatenarsi una pandemia. Poi cosa succede? Ovviamente a quel punto però è tutto in mano alla nostra capacità di leadership decisionale, a delle dinamiche anche in questo caso molto complesse, politiche, territoriali, geopolitiche e così via. Quindi diciamo che avremmo potuto capirlo prima, forse sì, magari accorgendoci che si parlava di una nuova malattia che arrivava da un paese che era tra quelli comunque che negli studi risultavano quelli da cui fosse più probabile che potesse arrivare un virus di questo tipo. Spesso si simulava anche col Brasile, ad esempio, quindi non per forza solo la Cina, ma dove ci sono determinate caratteristiche sia di come sono sviluppate le città, l'aumento di popolazione, quindi la convivenza tra tante persone insieme, allevamenti intensivi, sono tutte cose che possono aumentare il rischio di pandemia. Quindi nel momento in cui sembra si stia sviluppando una nuova malattia in uno di questi paesi, ecco, sicuramente avremmo potuto reagire un po' più in fretta, ma non perché fosse un segnale debole, ma perché era proprio qualcosa che da manuale sapevamo essere uno dei possibili allarmi che ci avvisa che sta arrivando qualcosa di questo genere. Davanti allo stesso futuro le persone reagiscono in maniera diversa. Immagino che ci sia chi vuole approfittare di questo futuro, quindi chi vuole cogliere le opportunità, chi si concentra sulle opportunità e anche nell'oggi comincia a, diciamo, con l'effetto Noè, a costruire un'arca nel deserto, perché dice qua da un giorno all'altro potrebbe venire a piovere. Ci sarà qualcun altro che si concentra sulle regole. Quindi, ok, se un giorno venisse a piovere, che facciamo? Facciamo tutti un'esercitazione di stile rana in caso di diluvio universale. Poi immagino che ci saranno coloro che si concentrano sull'impatto che può avere il futuro su di noi, sulla nostra cultura e sulla nostra anche biologia, se vogliamo. Ecco, tu avrai visto le persone reagire in tante maniere diverse davanti ai futuri che si vanno a porre loro dinanzi. Mi sapresti tirar fuori dei topos, cioè quali sono i modi più comuni di reagire davanti al futuro, a dei futuri che non ci aspettiamo?
Questa è una bellissima domanda. Intanto sorridevo mentre parlavi perché pensavo alle diverse reazioni tra paesi nel caso della pandemia, dove negli Stati Uniti tutti a comprare carta igienica e armi e da noi la Nutella, quindi insomma ognuno aveva le sue Ognuno si priorità. prepara al futuro a modo suo. Quindi per quello sorridevo. Allora, sicuramente, diciamo, in generale ci sono dei profili psicologici di approccio al futuro. Quindi non tanto di reazione, ma del modo in cui guardiamo il futuro e come lo approcciamo. E tipicamente, c'è un esercizio molto divertente che si può fare, che è anche molto semplice, dove si fanno due domande. Una è cercare di capire se pensiamo che il futuro sarà migliore o peggiore, e l'altra è, se pensiamo di poter influenzare il futuro oppure no. Dall'incrocio di queste risposte si possono creare quattro macro profili di approccio nei confronti del futuro. Per cui ci sarà chi magari pensa che il futuro sia in qualche modo già scritto, ma che comunque può prendersi il ruolo del cosiddetto esploratore, che quindi va a visionare in qualche modo questi scenari futuri che arriveranno, pur Quindi, sapendo di non poterli influenzare. ok, quindi quello che pensa non lo posso influenzare, ma il futuro sarà buono. Ma il futuro, sì, in questo caso esatto, e quindi L'esploratore. dice, posso renderlo, quindi vado a vederlo prima in modo tale da poter guidare anche gli altri verso questo scenario che però non potremo andare a cambiare. Poi c'è chi invece pensa che sarà negativo, quindi di fatto dice, vado. Sì, cerco di visionare cosa succederà, ma di fatto solo per reagire e cercare almeno di salvare il salvabile, però tanto non potrò fare niente, quindi si stava meglio quando si stava peggio Questo come e lo questo chiami? è L'ipocondriaco? l'approccio. Com'è? Qual è Ecco, forse l'etichetta? credo che sia il nome migliore che possiamo dare, forse Ok. sì. Che però è utile perché è quello che ci avvisa dei grandi rischi, delle cose negative che arriveranno e dice La prepariamoci, si salvi chi può, no? Insomma. vedetta, la vedetta. Esatto, e Ok. quindi E abbiamo anche invece questo. di quelli che invece pensano di poterlo influenzare, come li definisci? Lì abbiamo il leader visionario che ci guida verso un futuro che costruiamo insieme e quindi dice non è già scritto, possiamo costruirlo insieme, però io sono più bravo di altri a vederlo. Anzi, c'è chi definisce il creativo proprio chi è in grado di vedere il futuro prima di altri, no? In qualche modo, e quindi ci porto, costruiamolo insieme. E c'è chi dice sì, è più positivo, ma è comunque già scritto, che in questo caso, di nuovo, in qualche modo fa un po' da vedetta, ci guida magari più velocemente verso questo migliore scenario, ma di fatto pensa che non saranno le nostre azioni a modificarlo. Però anche questo è importante perché diventa una guida verso il futuro, verso questo scenario migliore, ce lo annuncia, diciamo, e cerca di accelerare un processo. Mentre l'altro è più creativo, è più disruptive, è più trasformativo. La verità è che ci servono tutti e quattro questi profili, perché di fatto ci aiutano a vedere diversi aspetti del futuro. Non c'è una risposta giusta o sbagliata quando si fa questo tipo di test, ma il fatto di poter avere tutti e quattro i macro punti di vista ci aiuta ad affrontare anche diverse situazioni, perché a seconda di qual è il contesto in cui io mi trovo, se mi trovo in un contesto in cui io non posso farci niente, è arrivata la pandemia, è un evento che non posso cambiare io con le mie azioni oggi, c'è e ce la teniamo finché non riusciamo in qualche modo a uscirne. Però posso fare delle simulazioni per allenarmi, e quindi questo è un caso di evento, insomma, di pessimismo, di un futuro che non posso modificare. Se invece penso che sia positivo, migliore e che lo posso modificare, allora attiverò una grande attività collaborativa per raccogliere il punto di vista di tutti e andare a creare il migliore futuro possibile che sia inclusivo e che tenga conto di quelli che sono i desideri di più persone possibili, perché poi c'è anche questo tema, nel momento in cui io mi prendo in campo il progetto di creare io il futuro, devo anche cercare di capire se il futuro che ho in mente io ha anche delle criticità per qualcun altro, perché insomma, ahimè, la storia ce lo insegna, no? Il futuro preferibile per me non è detto che lo sia anche per te, e così via. Quindi a seconda del contesto, in realtà,
tutti, cioè questi profili di fatto ci guidano anche nell'avere degli approcci diversi, usare strumenti diversi, e il fatto di averli tutti e quattro magari in un team che in qualche modo sta esplorando il futuro probabilmente arricchisce molto di più quello che è il risultato dell'attività che si svolge. E nella tua esperienza è possibile per un individuo, diciamo, mettersi in tutte e quattro queste posizioni per poter guardare lo stesso scenario da punti di vista diversi? Oppure ogni individuo ha un suo profilo e in qualche modo deve lavorare in gruppo per vederlo veramente da quattro punti di vista diversi, altrimenti non ce la fa? Ma sicuramente il lavoro in gruppo aiuta a rivedere il proprio punto di partenza, però con un buon allenamento si può tranquillamente porsi dai diversi punti di vista. Bisogna però aver fatto un primo esercizio, diciamo, anche di consapevolezza, di capire qual è il proprio punto di vista di partenza e sapere ed essere d'accordo sul fatto che anche gli altri punti di vista hanno il loro valore, che quindi non c'è una verità assoluta, perché sennò sarà difficilissimo aprirsi ad altre idee, e poi aver capito come questi diversi modelli possono essere applicati per andare a modificare quello che cercheremo di fare con questo possibile scenario futuro. Quindi qua può venirci in aiuto il design thinking, possono venirci in aiuto dei modelli che ci obblighino in qualche modo a porci le giuste domande lungo il processo, in modo da non dimenticarci dei dettagli importanti, quindi da non dimenticarci di metterci anche da quel punto di vista che magari non era il nostro di partenza. Quindi ci si può arrivare, ovviamente bisogna aver fatto un percorso prima che ci permetta di comprenderne il valore, ovviamente. Cristina, che cos'è il design thinking? Come lo racconteresti a tua nonna? Bello, bravo, hai ragione, è sempre meglio e giusto pensare alla nonna o al nipotino di 5 anni. Il design thinking è una forma mentis, mia nonna non capirebbe, magari il nipotino no se dico forma mentis, però è proprio un approccio mentale che si ha nei confronti della risoluzione di un problema, che ci permette di metterci dal punto di vista di tutte le persone che sono coinvolte in questo problema e ci permette di risolverlo concentrandoci molto sulla domanda e meno sulla soluzione. Cosa succede? Di solito quando vogliamo risolvere un problema facciamo l'errore di concentrarci subito sulla possibile soluzione e rischiamo di non analizzare abbastanza il problema. Ecco, il design thinking è un metodo che ci obbliga a seguire un processo strutturato nel quale spendiamo molto più tempo nel chiederci quale sia la domanda che ci dobbiamo porre e quindi che caratteristiche ha quel problema, e poi solo in fondo cerchiamo di arrivare a una soluzione. Questo ovviamente fa sì che le soluzioni che troviamo siano molto più consapevoli della situazione, riescano a raccogliere anche punti di vista di altri e quindi tendenzialmente sono soluzioni migliori, più flessibili e soprattutto che entrano in un processo continuo, perché il design thinking è anche un processo che continua a essere reiterato, non finisce mai. Perché una volta che io risolvo un problema, ho trovato una soluzione che funziona, però continuamente farò sperimentazioni, farò test per mettere alla prova quella soluzione e verificare se ce ne sia una migliore. Proprio per questo nella primissima definizione ho detto è una forma mentis, perché diventa veramente un approccio ai problemi che poi ci accompagna costantemente. Non è un metodo che io uso una volta e che poi mollo lì e non ci penso più. Ti è mai capitato, visto che fai consulenza alle aziende, di vedere che qualcuno è arrivato troppo in anticipo sul futuro? Cioè, è arrivato troppo presto. E soprattutto, se ti è capitato, quando si anticipa troppo il futuro, che si fa nel frattempo? Cioè, si tiene duro aspettando che quel futuro si realizzi? Si ritara il proprio progetto, il proprio business in modo da sì essere pronti per il futuro ma anche poter fare business nel presente? Perché io ho incontrato tanti imprenditori che hanno avuto una visione che secondo me funzionava assolutamente,
che però sono arrivati troppo presto e nel frattempo sono stati, non sono durati abbastanza, si sono esaurite le loro risorse, trovandosi poi completamente sgonfi o fuori dal mercato quando quelle condizioni che avevano previsto si sono realizzate. Ma è verissimo, capita molto spesso. Beh, un esempio semplice che conosciamo tutti, che spesso viene citato in questo senso, è quello dei Google Glass, che di fatto vengono citati come un fallimento, anche se poi in realtà, insomma, parliamo di Google e non si è buttato via il lavoro fatto in settori diversi da quelli che all'inizio sembravano essere interessanti per Google. Comunque quella tecnologia viene utilizzata, però sicuramente era troppo presto e soprattutto troppo presto a livello culturale, perché i grandi problemi che avevano i Google Glass era il fatto che le persone attorno a chi li indossava in qualche modo non capivano, magari si sentivano osservate, oppure andavi al cinema e non c'era una legge che ti diceva cosa dovevi fare se andavi al cinema e potenzialmente potevi registrare senza che nessuno se ne accorgesse e così via. Quindi era troppo presto sotto tantissimi punti di vista. Oggi ci sono già più condizioni per prodotti come quello. Un caso invece in positivo, se vogliamo, può essere quello di Netflix. Noi oggi lo conosciamo come è arrivato in Italia in forma totalmente digitale, on demand. Però inizialmente Netflix negli Stati Uniti è nato come un servizio a domicilio, per cui intanto ricordiamoci che c'è un sistema di posta un po' diverso dal nostro, per cui noi abbiamo la cassetta postale, se siamo negli Stati Uniti, che funziona sia in sia out, cioè se io devo spedire qualcosa lo metto lì e passa al postino, viceversa lo ricevo. E quindi il sistema di Netflix permetteva di ricevere 2-3 DVD a settimana, guardarseli, rimetterli nella cassetta postale e poi passava al postino a riprenderli, quindi di fatto io avevo un abbonamento on demand molto meno vario rispetto a quello che pensiamo oggi, a disposizione costantemente. Ecco, ipotizzando che uno dei motivi per cui Netflix da pagare troppo perché era in ritardo a consegnare da Blockbuster un DVD o una videocassetta. Questa è una cosa che i giovani non possono capire, l'ansia perché devi sentire la videocassetta e giorno dopo giorno la vedi lì e ti dice il tuo conto è aumentato. Esatto, magari non l'avevi neanche mandata indietro, riavvolta, e quindi ti mettevano pure un euro in più di tassa da pagare. E per cui, insomma, ipotizzando che non sia solo quello il motivo, ma che si trattava di un periodo nel quale si cominciavano a vedere i primi effetti della digitalizzazione, intanto si passava al DVD dalla videocassetta, c'era internet, però andava ancora molto lento, anche qui i più giovani non capiranno la frustrazione del tentativo di connettersi per circa 40 minuti finché non si riesce ad andare online. Però diciamo che c'erano le premesse per un mondo che poteva andare verso questa direzione. Ecco, in questo caso Netflix fa un prodotto, un servizio che ti abitua però già a una fruizione differente da quella che tu avevi quando andavi a prenderti la videocassetta da Blockbuster o da chi per lui, e cioè direttamente a casa tua con più scelta e in una forma di abbonamento. Queste sono tutte cose che sono rimaste nel servizio di oggi che Netflix ci propone. Quindi io non ero con loro, quindi non so se sia andata effettivamente così, però quello che possiamo ipotizzare è che sia stato proprio anche parte della strategia dire: creo un ponte tra il punto d'arrivo, che sarà quello in cui io digitalmente potrò offrire questo servizio senza passare da un supporto fisico perché ho internet, e questo momento in cui però ancora non ci sono le condizioni. Intanto ti abituo a utilizzare il tipo di servizio che ti offrirò, in modo tale che tu utente sia già abituato, e poi a quel punto io sarò la tua prima scelta quando ci saranno le condizioni per offrire un servizio di quel tipo. Quello che stai dicendo secondo me ha un valore enorme, perché è una metodologia dello sviluppo della strategia nel tempo, in particolare valido per la strategia digitale. Se una persona, e questo è un errore che le startup fanno sempre, il 99% delle startup fa questo errore, cercano subito di mettere sul mercato il servizio finito, il prodotto finito, l'applicazione finita.
e si perdono il fatto che le persone hanno bisogno di sviluppare un rapporto nell'utilizzo di quel servizio e di quell'applicazione. E quindi qua il metodo che ci stai dando è prevedere dove arriveremo. Quindi il Netflix online è possibile oggi? No, le connessioni non ce lo permetterebbero. Ti pare che le persone, come farebbero le persone a collegare la televisione a internet? Boh, come si fa, no? Però dire ok, secondo me un giorno le persone col telecomando potranno acquistare un film e guardarsi, oppure saranno abbonate e potranno guardare tutti i film che vogliono. A quel punto andare al contrario, andare a ritroso. Quando potrà essere questo possibile? Tra 5 anni? Tra 10 anni? Tra 20 anni? Ok, là, tra 20 anni faremo questo. E nel frattempo come facciamo? È curioso il fatto che Netflix, tanto per agganciarci all'esempio che hai fatto tu stessa, a un certo punto ha dovuto decidere di fare il sito web, perché all'inizio aveva il catalogo cartaceo, cioè mandava il catalogo tipo il catalogo dell'IKEA a casa delle persone. E a un certo punto ha dovuto decidere di fare il sito web, ma il sito web è stato il trigger, cioè il grilletto che era pronto per essere schiacciato verso lo switch all'on demand. Che sto dicendo? Sto dicendo che loro tramite il sito web hanno potuto misurare la percentuale dei loro utenti che andava online a scegliere il film rispetto al catalogo cartaceo. E quando io vedo che di 1 milione di persone, 100 persone, 50 vogliono il catalogo cartaceo e 50 vanno su internet, forse non sono ancora pronto. Ma quando vedo che 70 vanno su internet perché su internet trovano gli ultimi titoli e solo il 30 li sceglie dal catalogo cartaceo che ricevono una volta ogni 6 mesi e quindi non possono avere accesso alle anteprime, cioè quando l'opportunità del nuovo comincia ad attirare in maniera potente e ti dice che ci sono persone che hanno la connessione internet a casa, che preferiscono un mezzo rispetto all'altro, a quel punto ha detto ragazzi facciamo lo switch, cioè ragazzi cominciamo a dare la possibilità di vedere il film direttamente online in anticipo sugli altri. Quindi progettare questo cammino, però vedendo la meta finale, vedendo la montagna finale, dire ok, ci sono 2 o 3 rifugi nel frattempo? Mi dovrò fermare a dormire in questi posti? Dovrò fare delle tappe? E decidere quali saranno i trigger anche? Cos'è che mi farà decidere che è arrivato il momento di passare allo step successivo? È quello che assolutamente funziona tantissimo anche per creare una strategia digitale, per non dover dal giorno 1 creare tutto l'ambaradam, ma creare una strada perché sai dove devi arrivare. Questo è assolutamente fondamentale. Sì. Cristina, permettimi di fare una cosa proprio che forse ti come dire, quasi ti offenderà. Ti chiedo una previsione, ok? Qual è il futuro del denaro? Beh, questo dai, non dico che è facile, però è una cosa su cui ho già ragionato tanto, quindi, okay. Quindi va bene, dai, non mi offendo. Ma, no, perché allora, un po', sì. Mi immagino che quando tu dici io sono una futurologa, cioè le persone fanno come quando dici io parlo il cinese, di qualcosa in cinese, che devo dire? No? Come quando dici parlo una lingua, ecco, quindi fammi una previsione sul futuro. Qual è il futuro del denaro? Diciamo che allora si fa molto parlare perché c'è chi spinge verso il mondo delle criptovalute ipotizzando che quello sia il futuro del denaro. Ora io credo che dovremmo dare un orizzonte a questo futuro per dare una risposta, nel senso che credo che da qua al 2050, io ho scritto anche un libro proprio sul 2050, e in questo 2050 non sono le criptovalute la sostituzione del denaro come lo conosciamo oggi, ma sicuramente il denaro è digitale, non esiste più il denaro fisico. Insomma, nel mio libro le banconote fanno da carta da parati nelle case perché per chi è ancora affezionato diventano semplicemente uno strumento. Come si fa decoupage con le pagine di Topolino, ecco. Esatto. Quindi questo, ma perché? Perché di fatto quando vogliamo pensare a un'innovazione tu prima hai detto una cosa importantissima quando si parla di innovare un prodotto, un servizio che esiste già, che deve esserci un vantaggio a passare al nuovo. Quando arriva
un vantaggio tale da superare completamente quello che si usava prima, allora di solito viene fatto il salto e c'è l'adozione della novità da parte degli utenti. Questo può avvenire perché costa molto meno, può avvenire perché ha prestazioni molto migliori, insomma, di volta in volta dipende, ma deve essere di gran lunga superiore perché si abbandoni una cosa a cui siamo già abituati. Quindi, se vogliamo pensare a qual è il futuro della moneta, prima cosa ci dobbiamo chiedere come funziona, qual è la sua funzionalità principale e come si è sviluppata. Quindi, andando a vedere questo, possiamo capire quale servizio nuovo, quale nuovo strumento potrebbe offrirci le stesse cose che oggi la moneta ci dà. Ecco perché le criptovalute ad oggi non sono le candidate migliori da qua al 2050 per sostituire la nostra moneta. Perché ad esempio una politica monetaria che viene fatta da un paese o la stabilità che la moneta oggi ci offre, insomma ci sono tutta una serie di cose che oggi ancora non sarebbero raggiungibili per via di una serie di limiti ancora tecnologici e che non è detto che siano superati da qua al 2050, mentre però il fatto che sia tutto digitalizzato e che non ci sia più bisogno di scambiarsi la monetina o la banconota è abbastanza sicuro. Tra l'altro, una cosa che faccio notare nel mio libro è anche il fatto che proprio la moneta fisica è uno dei grandi diffusori di malattie, tanto che il libro era scritto prima nel 2019, però proprio durante la crisi legata alla SARS negli aerei era vietato utilizzare la carta moneta, si poteva pagare solo con la carta di credito per evitare questi scambi. Ecco, diciamo che forse la digitalizzazione della moneta nella situazione odierna verrà anche molto accelerata, quindi questo futuro diventa ancora più prossimo, proprio perché è inefficiente così come la usiamo oggi, porta malattie e può essere sostituita facilmente oggi con strumenti digitali sicuri che permettono di non solo replicare quello che già facciamo, ma anche di aumentare la velocità e le possibilità che abbiamo di scambio attraverso lo strumento digitale. Quindi il futuro della moneta è sicuramente digitale già nel breve medio periodo. Non è detto che da qua al 2050 sia legato a criptovalute, potrebbe esserlo nel futuro, però questo secondo me resta ancora un po' tutto da vedere. Approfondimento su questo tema. Il rapporto tra moneta e sovranità nazionale è sempre stato molto stretto, cioè sin dai comuni italiani dal 300 che ogni comune batteva la sua moneta e i mercanti che giravano avevano varie valute e le scambiavano anche a seconda della piazza dove andavano, quindi per far riconoscere o meno la loro attività all'interno di un contesto, di un mercato. Oggi e la sovranità nazionale è molto legata anche al concetto di percezione d'appartenenza a quella nazionalità, lingua, cultura. Oggi credo che molti ragazzi si riconoscerebbero di più su un brand rispetto che su una bandiera. Nel senso, io sono più italiano o sono più utente Apple? E questa identificazione culturale, che poi diventa di fatto con lo sviluppo delle interfacce anche linguistica, la differenza che c'è tra le interfacce di un brand o di un altro, ci sta insegnando a parlare una lingua diversa. Di fatto penso, non so se tu hai iPhone o Android, ma io a volte mi mettono un Android tra le mani e io dico, ma aspetta, ma come si fa a fare questa cosa? No? Come si dice questa parola nella tua lingua? Come si fa questa operazione sul tuo telefono? Questa identificazione linguistico-culturale incrociata con la possibilità tecnologica di battere una moneta che non sia contraffabile, cioè che non possa essere taroccata, offerta dal blockchain, mi disegnano davanti un futuro in cui una Apple batte una sua moneta, una Amazon batte una sua moneta, che è una moneta sovranazionale, una moneta globale, una moneta che vive ed è garantita da una corporation, non da uno Stato, no? Perché in fondo le monete sono un titolo al portatore che dicono
guarda, io Banca d'Italia o Banca Centrale Europea ti garantisco che quel pezzo di carta vale a questo valore. Secondo te, nel futuro la moneta sarà battuta, che sia digitale o fisica, che probabilmente sparirà, questa moneta digitale sarà battuta solo dagli stati o ci saranno altri soggetti che potranno diventare garanti del valore del denaro? Ma diciamo che qui abbiamo più che segnali deboli sul fatto che ci stiano provando e si stiano comunque predisponendo per fare questo i grandi che hai citato anche tu, perché comunque Apple si sta muovendo in questa direzione e, con un progetto che però ha avuto, insomma, è ancora oggetto di grandi discussioni, quindi di una vera e propria criptovaluta che sarebbe, scusami, Facebook, ho detto Apple, volevo dire Facebook, perdonami, Libra. Di una vera e propria criptovaluta che è Libra, che sarebbe legata a Facebook, agli scambi in denaro via Facebook, e tra l'altro ne parla già da diversi anni anche Zuckerberg del fatto di poter fare scambi di valori, appunto denaro digitale o quello che sarà, attraverso la piattaforma. Potrebbe esserci questo futuro, anche qua bisogna vedere qual è l'orizzonte temporale che ci stiamo dando. Io credo che nasceranno sempre di più iniziative di questo tipo, ma che ci vorrà molto di più di 20-30 anni per arrivare a una situazione in cui questi strumenti vanno effettivamente a superare quelli più tradizionali di scambio, siano essi digitali o non, ma comunque emessi e garantiti da uno Stato nazionale. Poi ci potremmo anche addentrare nella discussione sul futuro degli Stati nazionali, che comunque è anche tutto un altro mondo e che quindi a questo punto andrebbe a modificare di molto anche questa impostazione. Però di sicuro qui è uno di quei casi in cui sì, ci potrebbe essere, però forse siamo ancora un po' troppo in anticipo rispetto a vedere questa visione realizzata come qualcosa di sostitutivo, come qualcosa che convive, che in qualche modo crea delle community, piccole o grandi che siano, sì, ci potrebbe essere, da capire appunto come viene garantito però un valore da una società privata, sia essa partecipata in borsa oppure no, rispetto a quando è uno Stato a fare da garante in questo senso. Quindi diciamo che tutto il tema economico che c'è dietro va un po' oltre solo lo scambio di valore di denaro, e quindi credo che si allunghino un po' i tempi per arrivare in questa direzione. Cioè, ad oggi questi mondi sono ancora abbastanza instabili. La pandemia di Covid-19 ha accelerato il futuro, ha reso più vicino quello che pensavamo avvenisse tra 5-10 anni, l'ha fatto avvenire oggi, o ci ha mostrato un futuro del quale avere più timore, la necessità di guardare più in avanti per magari anche rallentare determinati processi? Ma io credo che abbia fatto due cose. Da un lato ha cambiato i futuri che sono possibili di fronte a noi, e quindi diciamo che ha cambiato un po' l'orizzonte, ha reso possibili i futuri che prima non erano possibili, e viceversa magari ha diminuito le possibilità di altri. E in alcuni casi, qua bisognerebbe andare settore per settore, ha accelerato dei trend e dei processi che erano già in atto. Questo è una cosa di cui, insomma, ci siamo resi conto tutti anche solo con un po' di buon senso, guardando i processi di digitalizzazione, ad esempio, che si sono accelerati tantissimo, e in alcuni casi ha dato in questi casi dei rallentamenti, però più nel breve termine, a degli altri processi. Pensiamo ad esempio al tema dell'emergenza climatica. In qualche modo c'è stata da subito un effetto positivo per via dello stop, ma che di fatto in realtà aveva anche poco senso andare troppo a misurare, perché sapevamo che poi si sarebbe ripartiti. E in questo caso di fatto ha rallentato un processo verso la via della sostenibilità, perché in questo momento si dà precedenza e priorità a salvare un'economia più che il nostro ambiente, ahimè.
e di conseguenza una cosa che è successa fin da subito, appena la Cina è ripartita, in alcune aree della Cina hanno subito dato deroga a quelli che erano dei parametri che si erano dati a tutela dell'ambiente, dicendo non importa se superate queste emissioni, perché in questo momento serve fare la ripartenza. Quindi nel breve periodo c'è stato un po' di stop. Però dall'altro lato questa situazione ci ha anche un pochino più educato verso il fatto che ci sono dei temi globali che vanno affrontati in modo globale e che possono poi avere effetti su tutti noi in modo molto, molto forte, che ci cambia la vita, che vanno affrontati in maniera urgente. E quindi io credo che in realtà nel lungo periodo addirittura potrebbe essere stato accelerato anche il processo verso una via più sostenibile, anche perché ci troviamo in una situazione in cui tante cose devono e possono essere ripensate, e in molti le stanno ripensando con una mentalità che tenga in conto il concetto di sostenibilità. Quindi credo che in realtà siano più le cose positive che usciranno dall'opportunità di ripensare e ricostruire, se sappiamo cogliere l'occasione, e che di fatto soprattutto siano trend che sono stati accelerati più che quelli che sono stati invece bloccati e rallentati. Però, come dicevo, bisognerebbe poi fare un'analisi settoriale specifica su ogni trend, perché ovviamente non per tutto è uguale. Cosa stai facendo tu per preparare al futuro le persone che ti stanno intorno? Mi parli del tuo libro e soprattutto del tuo bellissimo podcast appena lanciato, Nuovo di Zecca. Allora, io e noi, perché parlo al plurale, non sono mai da sole, sempre lavoro in squadra, noi di Impact School, e noi, poi parlo anche del podcast, tante cose, nel senso che Impact School, oltre a lavorare con le aziende, in realtà grazie al lavoro che fa con le aziende, lavora molto sulla formazione e sull'innovazione a livello didattico, quindi per da un lato introdurre questi temi e la capacità di allenarsi al futuro, alla sostenibilità, a nuovi metodi didattici su qualunque argomento fin da piccoli a scuola. Questo, diciamo, che per noi è il punto principale, perché solo con un cambiamento culturale che parte fin da piccoli si riesce effettivamente a cercare di governare quel problema del breve termismo, ad esempio, che citavamo in apertura. Quindi questa intanto è proprio la nostra mission principale, è quella di portare soprattutto anche ai giovani questo cambiamento e dare degli strumenti che permettano di vivere un secolo come il nostro, che di fatto è instabile, incerto, complesso e che richiede quindi gli strumenti per comprendere un contesto di questo tipo. Accanto a questo però l'obiettivo di Impact School è quello di impattare in positivo tutta la società, e quindi persone di ogni età che svolgono qualunque tipo di attività, siano essi studenti, lavoratori e così via. Quindi il mio libro, Benvenuti nel 2050, che è uscito nel 2019, ha proprio questo obiettivo, quello di avvicinare in modo divulgativo le persone al futuro, un 2050 che è raccontato come se si fosse in una guida turistica, per cui nei suoi dettagli più concreti che riguardano anche la vita di tutti i giorni, quindi non solo si parla di grandi trend, ma si cerca di capire come questi poi di fatto cambiano il nostro modo di vivere, di mangiare, di interagire, di innamorarci, di avere relazioni e così via. Questo per avvicinare le persone proprio a una riflessione sul futuro nel lungo termine, come dicevamo in apertura, con l'obiettivo poi di essere tutti in grado di prendere decisioni migliori a partire fin da oggi, e anche di ragionare su quelle criticità che in qualche modo determinati scenari futuri potrebbero portare con sé facendolo per tempo. Pensiamo anche a tutte le questioni etiche che nascono dall'utilizzo di nuove tecnologie, scoperte scientifiche e così via. Il nuovo podcast che stiamo lanciando proprio in questi giorni con Carlo Annese e Marina D'Incerti si chiama Casual Future, e ha un obiettivo simile, anche se con delle sfumature un po' diverse, proprio quello di portare l'argomento
del futuro in modo casual, in modo semplice e discorsivo, e nel nostro caso anche con un punto di vista femminile, quindi parliamo di futuro e di tecnologia, siamo due donne, io e Marina, e intervistiamo donne, ma intervistiamo anche uomini, perché ovviamente siamo inclusivi, vogliamo parlare di futuro da tutti i punti di vista, e cerchiamo di affrontare nuove tecnologie, come ad esempio l'internet delle cose, i videogames, l'intelligenza artificiale con diverse applicazioni, dai comandi vocali al riconoscimento facciale e così via, in modo da renderle semplici da capire, tangibili e soprattutto da dare anche una serie di strumenti per poter affrontare il futuro che abbiamo di fronte nel breve e nel medio periodo, comprendendo queste dinamiche che a volte invece magari ci allontanano se non siamo del settore, se qualcuno ci dice blockchain e pensiamo che sia magari una parolaccia perché non ne sappiamo nulla, oppure sappiamo che è qualcosa ma siamo imbarazzati a dire che non ne conosciamo i dettagli. Ecco, quindi Casual Future ha proprio l'obiettivo di dare degli strumenti per leggere il nostro presente, comprenderlo meglio e prepararsi meglio al futuro che verrà. Cosa ti spaventa del futuro? Allora, premetto che io sono ottimista nei confronti del futuro e credo che sia in qualche modo un dovere essere ottimisti sul futuro, perché come avevi detto anche tu prima, in qualche modo il futuro che noi immaginiamo poi si autorealizza, perché di fatto noi agiamo all'interno di un contesto che abbiamo immaginato, quindi io sono sempre ottimista sul futuro. Quello che mi spaventa di più siamo noi esseri umani e la nostra stupidità, e quindi la possibilità che saremo incapaci di affrontare queste grandi sfide globali che abbiamo di fronte, utilizzando la nostra intelligenza, la nostra empatia e la nostra capacità di collaborare. Quindi i possibili scenari più spaventosi derivano tutti da un'incapacità di mettersi davvero insieme, di lavorare insieme verso un obiettivo più alto, e questo è richiesto se vogliamo affrontare le grandi sfide che oggi abbiamo di fronte, che sono tutte globali, internazionali, e che non riguardano singoli individui. Quindi dobbiamo avere questa capacità. Però, come dicevo, io sono ottimista perché so che le nuove generazioni con cui io lavoro molto hanno valori che vanno molto in questa direzione e sono probabilmente molto più bravi di noi a mettersi insieme per raggiungere un obiettivo comune.